Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Noi siamo gli Skittles e oggi siamo in un nuovo episodio di Pokémon Smeraldo Randomized. Usciamo subito dal laboratorio del professor Birch per svolgere il nostro primo obiettivo. Come abbiamo detto nell'episodio scorso, cerchiamo di catturare un bel Pokémon. Procediamo con una prima cattura. Torchic! Bello, Torchic sì, ci Torchic sta, potrebbe essere utile. Bello starter. Dobbiamo non... non ucciderlo. Dobbiamo fare di meno, è solo tripletta. Oh, che poi ce l'abbiamo. Speriamo di paralizzarlo, di non ucciderlo. E invece sì. Purtroppo siamo poco. Golbat è troppo poco. Dobbiamo prenderne uno più scarso che regge. Allora avessimo deciso di prenderne altri poi. Dragonite! Oddio, Dragonite! Dragonite, incredibile! Dragonite! Bellissimo Dragonite! Gli facciamo una tripletta anche a lui. Difensore speciale? Potrebbe reggerla bene se prendiamo Dragonite. Quasi Dragonite è bello. Perfetto. Dragonite poi Repulpo. Bella mossa Repulpo. Ci sta. Repulpo ricordiamo essere una mossa di, se non sbaglio, Lugia. Lo curo perché è l'unico Pokémon che abbiamo disponibile. Se ci vuole, quindi. È stato demolito, possiamo provare a catturare. Guardiamo che anche Dragonite è tosto. Ha un bel catch rate basso, quindi sarà difficile catturarlo. Per un però un doppio tocco. Doppio calcio. Doppio tocco. Doppio calcio. Golbat resiste bene al doppio calcio essendo di doppio tipo veleno volante. Quindi la lotta la regge alla grande. Abbastanza. Ecco, però è impossibile che attirassi poco. Cioè, come cazzo si fa? Non possiamo scappare. Quindi, oh, ci muore, lo catturiamo. Proviamo con una premium. Attenzione, premium. Una premium speciale che si può ottenere. Ricordiamo con l'acquisto di 10 Pokéball. Attenzione, la Premerball! È la prima cattura. La prima cattura, un bel Dragonite. Non è male. Pokémon di tipo Drago, 2,320x210. È una bestia. È un porcellino. Una bestia. Ok, andiamo avanti. Guardiamoci il nostro bel Dragonite. A livello 3. Denti stretti. Se l'attacco sei in difficoltà. Ha una natura modesta. Gli aumenta l'attacco speciale e diminuisce l'attacco. Diciamo che Dragonite nel suo moveset predilige l'attacco fisico. Ok, andiamo avanti. Lo mettiamo come primo in squadra nel caso dovessimo catturare le altre. Facciamo un po' di exp. Siamo quindi giunti al percorso 2. Intanto abbiamo fatto acquisto di qualche Pokémon in più. Psyduck livello 4. Lo facciamo sconfiggere da Dragonite perché ha trovato la Premier Ball. Doppio calcio, aerocolpo, facciamo quello. Aerocolpo che è anche stabbato è speciale, quindi per la natura modesta è perfetta. Un Dragonite è un tipo drago volante, e anche una femminuccia. Tutto per la quasi livello 4. Andiamo andiamo a sconfiggere questo bullo. Il primo allenatore, il primo bullo. Che aveva di solito un... lui aveva Zigzagoon. Questo aveva Zigzagoon. Vediamo che cosa fa. Non possiamo rifiutare la sua sfida. Vediamo. Parte quindi contro Matteo bullo. Il bullo. C'è Squirtle. Squirtle, incredibile. Bello Squirtle. Bello lo starter Squirtle di prima generazione, anche a livello 5. È lo starter. Rifacciamo Aerocolpo. Non fa niente. Abbiamo 5 punti potenza. Oh, Squirtle però regge. Doppio dove? Squirtle una tartaglia. Per bacco. Ci fa anche a bei tali. Li facciamo, facciamo. Ci ha abbassato l'attacco. Perfetto. Potrebbe essere un po' fastidioso questo Squirtle. Li facciamo subito era colpo, sono più veloci. Squirtle se ne va più bene. Ciao Squirtle, ci vediamo. Ciao Squirtle. Saliamo, quindi il nostro Dragonite è un livello 4 modesto, belle le statistiche aumentano con la bellezza. Sale anche quasi a livello 5. Buono, ci ha dato molti punti esperienza. Grazie Squirtle, ciao. Ricordiamo Squirtle essere a livello 5, quasi al doppio del nostro livello. Vediamo il secondo livello. Questo aveva un Rumble, giusto? Sì, questo aveva Rumble Sarsky. Ma che cazzo? Rumble sicuro del bosco, vero? Ah, ok.
E piglia Musco. E lui Prime. Da Prime. Bello. Anche gli debole al tipo volante di Aerocolpo. Vedo 4. E facciamo comunque Aerocolpo. La nostra mossa peculiare. Stabbata. Purtroppo senza più. Ok. Ci mettiamo in un colpo Prime. Bel Pokémon Prime. È bello Prime, mi è sempre piaciuto. E noi ci... Livello 6 addirittura. Oh. Prime ci dà un bel po' di esperienza. Attenzione. Noi nelle statistiche d'attacco. Oh, Rain! Rain che si trova. Usiamo un po' il nostro colpo. Sì, dai, il nostro star. Facciamolo giocare un po' più. Conta che con la felicità si deve volare, quindi deve sconfiggere poi quello. Deve essere felice. Vediamo che con Rain non abbia mosse di tipo ghiaccio. Se no, per fine. Essere insidiosi. Li facciamo a incrocolpo che è super efficace. Ciao, con Rain, ci vediamo. Distruggiamo con un brutto colpo probabile che ha in sé. Ok. Questo chi tirava? Questo teneva. Questo qui c'aveva. Ah boh, vabbè, vediamo. Qui lava. Wow. Qui lava, però bello proprio, qui lava. Qui lava è stato sconfitto dal nostro Dragonite. Finalmente. Slowbro. 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 Vediamo con Dragonite che comunque salire. Continua. Cioè salire bene quella. Slowbro ha molta difesa. Quindi bisognerebbe farci un attacco speciale, ma. È il solito colpo. Eccolo qua. Alla grande. E lo shottiamo col brutto colpo. Bravissimo il nostro Dragonite. E sale livello 7. Sì, beh, punti esperienza sufficienti per fare salire di livello. Perfetto. Okay. Abbiamo avuto la meglio su Allen Bull. E anche questa è fatta. Andiamo. Ho già sconfitto tre allenatori. Dopo aver preso le bacche ci dirigiamo quindi verso Petalipoli. Battiamo un attimo sta. Questa ragazzina questa che ragazzina ci vuole. Esperta qua. Che ci vuole sconfiggere. Sa. Questa non secondo sa. Me ha un. Latios. Adesso ci sono andato vicino. Incredibile, no, non ci credo. Io tengo qualche potere speciale. Il Lumpaschi guardiamo avere questi poteri qua. Non mi sa cosa sta per succedere. Però ho sbagliato. Hai sbagliato di poco. Ho sbagliato di sesso. Non è possibile. In ogni caso con un aerocolpo viene one shottato Latias. Veneno gas quindi insegnato al nostro Dragonite. Oddish. Andiamo avanti. Aspetta lì. Allora, ci siamo curati, usciamo dal centro Pokémon e andremo a fare il tutorial di Lino. Abbiamo fatto la parte di Lino un po' noiosa. E adesso andiamo avanti per il nostro percorso. Ah, c'è Scott. Scott, la mascotte. Ehi, perché ovviamente... Scott ci parlerà di quello che è, diciamo... Non la Torre Rotta, ma il Parco Lotta. Sì, perché parco ricordiamo che in Penaldo hanno aggiunto il Parco Lotta. La cosa in più, diciamo. Mentre così. Rubino e Zaffiro c'è la torre lotta. Sì. C'è una singola torre da dove la combatte e basta. È una cosa molto divertente che hanno aggiunto Smeraldo per prolungare il gioco. Per fare qualcosa di diverso. Sì. Ora ci siamo imbattuti in un nuovo percorso dove potremmo procedere a vedere cosa c'è nell'erba, magari a catturare un bel. Ah, non male. Ora ci ricordiamo anche gli esseri del tipo drago. Noi un tipo drago ce l'abbiamo già. Golbat ci sale a livello 10 e ma si evolve secondo me. No, secondo me sale a livello 20. Ok. Andiamo avanti. Procediamo per il bosco petalo dove incontreremo le Buck. Procediamo okay. Nell'ingresso del bosco petalo dove ma prima bisogna sconfiggere questa. Allora, di solito ho uno secondo a livello invece 8. Stavolta ora uno di terza generazione. Terza generazione. Sì. Whiskash. Acqua terra, giusto? Confermi? Allora acqua terra, quindi immune e attacchi di elettro. Il veleno non è molto efficace, però poi verrà bene. Se la chiama! Se la chiama! Passa la testa per fare capocciano. Ma non farà in tempo a fare capocciano. Però aumenta la sua difesa. Ma non farà in tempo. Non aumenta la resistenza al veleno. Saliamo a livello 11 per Golbat. Attenzione. Ricordiamo che ogni momento potrebbe essere buono per imparare scintille. Per farlo evolvere.
Insegniamo scintilla. Scintilla è sempre utile, molto molto utile. Attacchi tipo ghiaccio, elettro, lotta e veleno. Bellissimo. Non male, non male, non male affatto. Ok, proseguiamo per il nostro percorso per questo. Entriamo quindi nel bosco. Vedalo. Allora, abbiamo sconfitto il nostro primo allenatore. Vediamo chi troviamo, il primo Pokémon. Un Bagon. Oh, Bagon. Bello Bagon. Bagon però ci sta, ci sta. Ci abbiamo il tipo drago. Cioè dobbiamo fare una squadra full tipo drago. Ci sta. Allora gli facciamo scintilla. Scintilliamo. Assorbivolt. Oddio. No, dobbiamo prendere. Oddio, assorbivolt. Potremmo pure fare una cosa. Come Dragonite è già una terza evoluzione ed è anche bruciato. Possiamo ripartire da Bagon. Esatto. Sì. Magari. Iperraggio. È stabato. No, è stabato un cazzo. Guglielmo. Soffre per la bruciatura, quindi. L'attacco è dimezzato. È uno cazzo, no? L'attacco è dimezzato. Il tuo calcio non lo dice. E perché lo uccide? L'hai ucciso, l'hai ucciso. Bravo. Complimenti. Complimenti. Complimenti vivissimi. Ok, vabbè, prendiamo la nostra antiparalisi. Che probabilmente è stata random. Cerchiamo qualche altro Pokémon nell'erba alta. Che tanto alta poi. Non è. Corphish! Corphish! Oh, il signor Devon. Allora, questo è il nostro primo incontro con personaggi del. Della Devon Spa. Sì, e soprattutto del team Hydro. Ah, che sarà uno dei team malvagi che incontreremo in questo gioco. E poi a Smeraldo ci sono entrambi, se non sbaglio, sono tutti e due contro, diciamo, ce l'abbiamo. Sì, a Smeraldo ci abbiamo entrambi contro. Mentre in Rubino siamo contro il team Magma. Mentre in Zaffiro giustamente contro il team Hydro. Vediamo chi farà questo. Bene. Scintilla contro me. Scintille. Ho paralizzato, ho paralizzato. Va bene, bene, molto molto bene. C'è scocciato, corpo di fuoco. Corpo di fuoco. Vabbè, perfetto. Locomoto. Locomoto, sì, ok. Distruggerà il nostro corpo. Perfetto. Perfetto. Questo è efficace. Vuole colbat e perde punti amicizia. Perfetto, perfetto. Ricordiamo avere anche il Dragonite bruciato. Un Dragonite bruciato. Ok, perfetto, abbiamo perso. Come siamo un po' nel punto più difficile questo gioco. Però con l'aerocolpo riusciamo a evitare ogni qualsiasi voglia problema. Una figuraccia. Diciamo che se Dragonite ci sale a livello 10. Non dire scemo. Secondo me? No, incerto. Sei forte. Sei roccia. Battuto qui quindi il team Hydro. Possiamo proseguire. Il nostro amico ci darà una Mega Ball. Ups. Ricordavo bene. Allora, battuto il nostro amico del team Hydro e datagli la Mega Ball da parte del dipendente della Devon, andiamo avanti nel bosco Petalo. E troviamo un bel Golem. Golem lo prenderei, mi piace, mi piace molto. Sì. Però è una terza evoluzione. Quindi non c'è sfizio, quindi andiamo avanti. Mi piace però, Golem mi piace. Ma c'è anche la possibilità di trovare Pokémon Shiny alla fine. Sì, quella sempre. Non è più alta. No, non è sempre quella. Ok, vediamo questo Pigliamosche. Sconfiggiamo il nostro Pigliamosche che è la Swolot. In questo momento. Ha mai non con sé il nostro allenatore. Ma noi lo scittiamo subito. Sì, tranquillamente con il nostro Golbat. Abbiamo sconfitto il nostro Pigliamosche nel bosco Petalo. Però finalmente ce l'abbiamo bosco fatta. Di merda. Prendiamo semitraglia. Andiamo avanti, quindi procediamo verso Ferrugipoli. Incontriamo un altro allenatore. Questo allenatore possiede in sé in squadra un solo Pokémon, ok? Salazar. Megalith. Un bel Megalith. Uno starter di seconda generazione tipo erba nello stadio finale ci comprerò denti, giustamente. La prima evoluzione è? Cioè, abbiamo trovato nei uno dei primi percorsi con l'abilità anche acceleratore. Che abbiamo prima ucciso. Abbiamo ucciso proprio senza pensare. Cioè, adesso potremmo anche catturarlo. Uh-huh. Un'altra allenatrice. Quest'altra che cosa avrà? Dovrebbe essere tipo la penultima della zona prima di tornare a Ferrugipoli. Machamp addirittura.
cioè proprio fine, le prime evoluzioni, cioè non se le vedevano proprio, era direttamente sì, diritti alla fine. Machamp che con meno denti non muore, tipo volo. Rimane un PS Machamp, non ci fa scappare, ma alla fine lui lo dovrebbe. Ciao. Non lo faccio. Ciao. Vediamo che la cintura di Machamp che in questo momento non possiede, in questo sprite di terza generazione. Solo muscoli. Verrà ripreso nelle generazioni dopo. Ah, ok. Che praticamente okay. È una parte del corpo, non è una mutante. Ah, ok. La balena di tipo acqua, la balena warmer. Senza culo. Allora procediamo dopo aver sconfitto i nostri allenatori. Questa è la prima lotta in doppio. La lotta in doppio che di solito possiedono un Sidot e un Lotad. Sì. Queste due allenatrici. Adesso avranno penso un po' di meglio, infatti. Savaipa e Nidoqueen. Ben migliori. Ma perché escono tutte le terze evoluzioni? Non lo so. Cioè terzo. Sono più comuni. Allora procediamo, sono entrambi tipo veleno. Come se. Insomma se. Palla 0 quindi avendo quindi che è super efficace, mentre lui era un colpo solido perché poco si aiutano anche a vicenda. Palla gelo che fa liscio Dragonite invece è bravo, serio colpo che potrebbe mandare KO Savaipa, no? Savaipa che se ne va. Dito quindi usa la confusione, sbaglia bersaglio, l'avrebbe dovuto fare a Golbat che sarebbe stato super efficace. Va bene, li facciamo facciata, ricordiamo che potrebbe non avere l'abilità per lo punto, quindi non ci dovrebbe avvelenare. Infatti non ce l'ha il nostro Dragonite che lo tocca in questo momento. Infatti non ce l'ha. Non ce l'ha. Dragonite sale livello 10. Più 2. Ok. Abbiamo sconfitto anche l'allenatrice in doppio. E possiamo proseguire. Eccoci. Siamo arrivati quindi a Ferugicoli. Andiamo come subito di consueto a curarci i Pokémon. Per forza. Allora ragazzi, eccoci giunti alla palestra di Ferugivoli finalmente. Prima palestra di questo gioco. E sciotteremo tutti. Nel prossimo episodio risciotteremo tutti. Lo confermiamo. Ok. Però per il momento è tutto. Mi raccomando. La squadra ricordiamo è composta solamente da Golbat e Dragonite. Ma li sciotteremo tutti. Per il momento. Ma come già detto più volte, li sciotteremo tutti qua. Ok ragazzi, supportateci, mi raccomando, lasciate un like se il video vi è piaciuto, commentate se siete interessati, se volete mettete qui sotto nei commenti anche una squadra o qualche Pokémon che avete visto che vi fa piacere mettere in squadra. E per oggi è tutto, ci vediamo. Ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ciao.